Qualcuno ci aveva sperato che non mi facessi vivo dopo questa stagione di Serie A, perché questo format qui è quello in cui generalmente, lo sapete, mi insultate, rivendicate quanto io non prenda una posizione neanche per sbaglio, e questo ormai lo sanno tutti. Quello che non sapete è che oggi io in realtà arrivo per fare questo video con grande fierezza, con grande autostima, perché è vero, ho fatto degli errori clamorosi quando ad agosto, il 21 agosto, ho pronosticato la classifica finale di questa Serie A. Però molte cose, non vi spoilerò nulla, ma molte cose le ho prese e quindi adesso proveremo a capirle. Poi, insomma, ragazzi, come vi dico sempre, la cosa fondamentale, visto che non sono, nessuno di noi lo è, Nostradamus, e soltanto chi parla, chi pronostica, e quindi c'è un video che testimonia, può sbilanciarsi e sbagliare, la cosa fondamentale è analizzare, provare un attimo a capire quali possano essere le dinamiche di un campionato che poi è lunghissimo e quindi quello che succede, succede, e noi ce lo godiamo a prescindere. E a proposito di questo, credo di poter dire che ci siamo goduti e come questa stagione di Serie A, perché indipendentemente dalla squadra che ognuno di noi possa tifare, è stata oggettivamente una delle stagioni più combattute per ogni obiettivo che io ricordi, almeno negli ultimi 20 anni. Poi fatemi sapere la vostra, se secondo voi, visto che se ne è parlato tanto, ditemelo qui sotto nei commenti, è stato un campionato in cui si è abbassato il livello un po', perché per esempio le prime due rispetto a chi vince lo scudetto hanno fatto meno punti, no? O è stato un campionato in realtà soltanto più equilibrato e quindi anche le prime hanno perso punti con le piccole, perché si potevano perdere punti con tutti. In ogni caso, eccomi qui, tornato con un nuovo video su YouTube finalmente, visto che non ne usciva uno dal 22 maggio, giorno dell'ultima giornata della Serie A 21-22, ma soprattutto, nel nostro caso, giorno del super derby degli youtuber tra Inter e Lazio, con la vittoria dei biancocelesti. A proposito di questo, signori, con l'arrivo dell'estate sta naturalmente tornando la YouTuber Summer Cup. Seconda edizione, l'anno scorso ha vinto l'Inter, quest'anno vediamo se vince il Milan, che comunque l'anno scorso lo scudetto l'ha vinto l'Inter e la YouTuber Summer Cup anche. Vediamo quest'anno che ha vinto il Milan. A parte tutto, allora, le squadre partecipanti sono le stesse dell'anno scorso, quindi Roma, Lazio, Inter, Milan, Napoli e Juventus, ma sarà una YouTuber Summer Cup upgradata ai massimi livelli, secondo me. Non ne voglio parlare in modo troppo approfondito oggi, lo faremo nei prossimi giorni qui su YouTube, lo stiamo già facendo su Instagram, dove state scoprendo piano piano le squadre, perché finora è uscita l'Inter ed è uscita la Roma oggi, tra l'altro. Nei prossimi giorni usciranno anche le altre, poi ci sarà il sorteggio che faremo in un video apposito e quindi ovviamente i tre video consueti di luglio, che poi insomma scoprirete quando saranno. Intanto vi ricordo che il 2 e 3 luglio a Roma c'è l'evento e quindi se siete di Roma o se siete a Roma in quel periodo, venite, perché è tutto gratis, tutto bellissimo, siamo tutti lì, tutta YouTube Italia praticamente, ed è uno spettacolo. Ora, tornando a noi, visto che non voglio uscire ancora di più fuori tema, ma il collegamento sa di volo pindarico, insomma c'è tanta qualità, c'è tanta voglia di parlare, tanta capacità di sintesi poca, ecco. Ora però io mi metto le cuffie perché oggi faremo una cosa diversa dal solito. Reagiremo semplicemente in modo spontaneo al video che uscì il 21 agosto. Faceva molto caldo, fa molto caldo anche oggi, non è cambiato nulla in pratica. Eccoci qui con questo fuoco meraviglioso. Prima di partire vedete in grafica la vera classifica, come poi si è conclusa la Serie A 21-22. Ora che l'avete vista, mettetela da parte e vediamo i danni che ho fatto. Come sempre iniziamo a pronosticare la classifica dal basso verso l'alto, quindi partiamo da chi secondo me tornerà in Serie B. Non è andata male qua, eh? Mi sono fatto tanti calcoli su questo campionato, perché non so se siete d'accordo con me, ma si preannuncia uno dei più interessanti degli ultimi anni. Questa l'avevo detta. Questa l'avevo detta. Cioè, adesso vi spiego anche perché nel video, ma lo penso anche oggi, quindi... Almeno uno dei più interessanti, per tanti motivi, i tanti cambi in panchina, il mercato un po' particolare che secondo me ha livellato molto la situazione, e poi soprattutto, cosa che non dobbiamo sottovalutare, il calendario. Secondo me andranno giù Salernitana, Venezia e Spezia. Beh, due su tre li abbiamo toppate alla grandissima, però... Allora, Venezia tra l'altro ha chiuso all'ultimo posto, al 20°, si è avuto un crollo nella seconda parte della stagione, perché nella prima parte, ricorderete anche le classifiche, oscillava tra 16° e 17° posto. L'opposto ha fatto la Salernitana, che io avevo dato all'ultimo posto qui, no? E ragazzi,
poteva finirci tranquillamente, non era un'analisi fuori dal mondo. Poi hanno fatto un miracolo e anzi complimenti a loro. Tutta Italia io credo abbia tifato Salernitana da febbraio in poi. Salvezza secondo me meritata per il girone di ritorno. Ciò non toglie che il pronostico aveva senso. Lo Spezia invece è stata una bella sorpresa, complimenti a Thiago Motta, per il quale non ho mai avuto delle simpatie eccessive come allenatore, dico, nel senso non mi ha mai fatto impazzire. Però riconosco che col tempo, perché anche lì lo Spezia ha avuto difficoltà iniziali, ma col tempo è riuscito a farsi capire e ha dato un senso alla sua squadra, che poi è stata ostica un po' per tutti. Chi secondo me invece si salverà è l'Empoli di Andrea Zoli, che torna a sedere sulla panchina dei toscani dopo la sfortunatissima retrocessione del 2019, ricorderete quella sconfitta a San Siro contro l'Inter di Spalletti. Tra l'altro nel frattempo Andrea Zoli ha anche lasciato nuovamente, è stato esonerato a fine stagione, scelta che non condivido francamente, fatemi sapere la vostra se seguite l'Empoli da vicino. Vedremo, in bocca al lupo a Zanetti che è il nuovo allenatore dei toscani. Ci ho preso sull'Empoli che si salva, francamente non avevo pronosticato questa stagione qui, perché l'Empoli mi ha prima sorpreso in positivo, nel senso che stava facendo troppo bene nel girone d'andata. Ha fatto talmente bene nel girone d'andata che nel girone di ritorno ha una media forse da ultimo posto. Ha vinto, vado a memoria, una partita, quella in casa contro il Napoli, forse qualcosa in più, ma comunque ha fatto pochi punti, eppure si è salvata non all'ultima giornata, insomma. Da qui in poi vi metto una carrellata di squadre, le classiche, che hanno poco da chiedere al campionato e quindi non vi so dire la posizione esatta all'interno della quale concluderanno, però più o meno la stagione sarà questa. Questo per me è fondamentale, ragazzi, cioè ogni squadra fa la sua stagione e tutto quanto, però soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto quanto determinate squadre abbiano fatto delle stagioni partendo sì per salvarsi magari, ma poi per un girone e mezzo senza chiedere nulla di troppo eccessivo al campionato. Una testimonianza secondo me di quest'anno è il Bologna. Obiettivo salvezza sì, raggiungibile sì, e il Bologna è stata la classica squadra che io rimando sempre un gigantesco in bocca al lupo a Mihajlovic, ma le motivazioni di Mihajlovic in ospedale hanno fatto la differenza nel Bologna in alcune partite, motivazioni che con Mihajlovic poi in panchina, quindi tra virgolette quando le cose andavano bene tranquillamente senza dover dedicare vittorie a qualcuno, non ci sono state. Non me ne vogliano gli amici tifosi del Bologna, non ho nulla io contro il Bologna, ho preso un esempio, il primo che mi è venuto in mente. Qui ho toppato il Genoa, ho toppato alla grandissima il Genoa, perché sono tre stagioni che il Grifone fa così sostanzialmente. Quest'anno io non ho nulla neanche contro i tifosi del Genoa o il Genoa in sé, però quando è così secondo me la retrocessione ti fa bene. Ti fa bene perché hai bisogno di ricostruire. Genoa e Cagliari, che sono andate giù, avevano bisogno di ricostruire qualcosa di serio. Poi metto il Sassuolo, che ha perso De Zerbi e sicuramente è un downgrade importante, perché non ha perso soltanto De Zerbi, ma ha perso anche Locatelli in mezzo al campo e sono perdite fondamentali. Però ha preso Dionisi in panchina. Però sono esplosi altri giocatori, Scamacca, Frattesi, Berardi è la garanzia del Sassuolo da molti anni. Sassuolo che ha chiuso all'11° posto, nonostante, vi ricordo, visto che qua ho citato qualche perdita estiva, una perdita anche invernale, ovvero Boga, che è andato all'Atalanta. Quindi complimenti onestamente al Sassuolo che ogni anno riesce a reinventarsi e a rimanere sempre a quel livello. Discorso simile per il Verona, che secondo me chiuderà tra l'11° e il 12° posto. E invece ha chiuso al 9° perché ha perso, sì, stavo dicendo, ve lo ripeto, ha perso in panchina uno come Juric che è andato al Torino, e infatti il Torino, che poi chiuderà 10°, ha fatto secondo me una grande stagione di crescita rispetto alle ultime di sofferenza assoluta. Verona che mi ha stupito. Verona che ha stupito chiunque. Io qui ovviamente l'analisi la facevo con Di Francesco in panchina, immaginando un riscatto dell'ex tecnico della Roma, della Samp, del Sassuolo e del Cagliari, che purtroppo ha iniziato come lo avevamo visto con Sampdoria e Cagliari soprattutto. È pur vero che la dirigenza dopo tre partite lo ha esonerato, e qui va bene che sei fortunato, se vogliamo, no? Perché dai la squadra a Tudor e Tudor ti regala questa stagione straordinaria. Però parliamo seriamente, se prendi Di Francesco e non fai un mercato alla Di Francesco, ok? Non vi parlo di tecnico che ha vinto chissà quanto, però determinate caratteristiche gli servono, così come potevano servire a Giampaolo, no? Al Milan, per fare un esempio. Se tu poi non gli dai il tempo, e dare il tempo, ragazzi, va bene tutto, ma tre partite mi sembrano un po' poche, e allora va bene, può andarti male, è andata benissimo al Verona,
Però comunque la scelta di Francesco io a quel punto non l'avrei fatta. Cioè, non gliela dare la squadra di Francesco se poi devi farlo fuori dopo tre partite. Il senso è questo. Juric dove è andato? Al Torino. E infatti il Toro, che l'anno scorso ha, secondo me, anche meritato, avrebbe meritato. Vicine però le ho messe, eh? Verona e Torino, giusto. Non abbiamo ancora citato squadre che hanno sofferto negli ultimi anni. E infatti sono qui, vi parlo del Cagliari. Che... andiamo avanti. E anche in casa Samp. Perché la... quindi le ho toppate tutte e due, perché la Samp non è andata giù, chiude al 15° posto. Però la stagione della Samp è una stagione molto travagliata, con tante, tante ombre e poche luci, un cambio in panchina. Penso al derby vinto, quello del rigore sbagliato da Crescito, che poi è quello che condanna il Genoa alla retrocessione praticamente, come 10 anni fa praticamente il Genoa condannò in un derby vinto la Samp alla retrocessione. E quindi a volte il karma nel calcio risponde. Però onestamente la Samp non l'ho presa. Qui l'avevo messa al nono posto, e quindi avevo immaginato una stagione totalmente diversa. L'ultima squadra fuori, tra virgolette, da tutto, quindi ottavo posto in classifica, ma comunque stagione positiva se guardiamo le ultime, è la Fiorentina. E ve ne parlavo prima. A me italiano piace tanto, ma piace anche tantissimo la Fiorentina. E qui mi permetto, la Fiorentina ha fatto meglio, leggermente, perché poi ha chiuso al 7° posto davanti all'Atalanta, 8ª, ve ne parleremo dopo dell'Atalanta. Però sulla Fiorentina un po' ci ho preso, nel senso che a me italiano piaceva tanto, infatti quando ho parlato dello Spezia in fase retrocessione all'inizio del video, dicevo proprio manca italiano, vediamo come lo sostituiscono perché Thiago Motta non mi fa impazzire. Fiorentina che ha fatto benissimo, anche meglio di quanto immaginassi io, perché ha perso Vlahovic a gennaio, non solo non è crollata, ma ha fatto quasi più punti. Auguro alla Fiorentina, da tifoso italiano prima di tutto, di essere la seconda italiana consecutiva a vincere dopo la Roma questa competizione, perché c'è bisogno, ora non parlerò troppo della Conference, però c'è bisogno secondo me di non snobbare nessun tipo di coppa internazionale, perché in Italia non ce lo possiamo permettere. Ma adesso, signori, entriamo in zona Europa, tra Conference, Europa League, Champions League e soprattutto Scudetto. Sono pronto. Pioveranno insulti. Settimo posto, la Lazio. Non ci ho preso, però sentiamo il ragionamento. Lazio perché? I motivi sono sempre due. Quando si arriva in questo punto della classifica, il primo motivo è sempre: se sei settima è perché le altre sono più forti di te. Cioè non sei tu che sei scarso, ma le altre secondo me sono più pronte e magari hanno più certezze rispetto a te. L'altro motivo è che la Lazio sul mercato non si è mossa troppo bene, nel senso, bene per Sarri, che è uno che fa rendere tantissimo gli esterni d'attacco. È tornato Felipe Anderson, che secondo me farà benissimo. È arrivato Pedro dalla Roma, che era fuori dal progetto in casa Mourinho, giusto, ma che è dentro il progetto Lazio, giusto anche questo, secondo me farà benissimo. Immobile farà bene, gli attaccanti con Sarri, torno a ripetere, sono sempre molto esaltati. Però poi manca qualcosa. Io ho questa sensazione. In difesa la Lazio aveva chiari problemi l'anno scorso e secondo me non li ha risolti. Quindi alla lunga, un po' per questo, un po' perché Sarri deve inserirsi, e il progetto Sarri dura 3 anni, è giusto che sia così, mi aspetto tanto bene già dalla prossima stagione, però potrebbe trovare qualche difficoltà in questa. Se ascoltiamo l'analisi, ho descritto secondo me perfettamente la stagione della Lazio, la differenza la fanno quei pochi punti in più che poi è stata brava a racimolare, perché chiude al 5° posto, non a più 20 sul 7°, quindi non è che sia troppo diverso da quello che ho detto. Però comunque brava Lazio che ha chiuso al 5° posto, significa Europa League e non Conference, l'analisi è quella lì. 6° posto, almeno alla griglia di partenza, per la Roma di Mourinho. E qui l'analisi ora la sentiamo, ma ho comunque preso anche la posizione precisa, 6° posto. E anche qui si parla di mercato. È vero che è partito Dzeko in modo inatteso e hai dovuto sostituirlo, ma secondo me quello non è neanche un problema, perché la Roma si è mossa bene prima, prendendo Majoral l'anno scorso per prevenire. RIP, perché Majoral, insomma, con Mourinho il campo l'ha visto a mozzichi e bocconi. Piano piano l'ha integrato, ha preso Shomurodov che si è inserito benissimo. Abraham tecnicamente era quello che doveva sostituire Dzeko, ne hai perso uno per prenderne tre, tecnicamente, quindi per me non hai perso lì. Concretamente ne hai perso uno per prenderne uno, nel senso che uno più uno, perché Shomurodov ha giocato, è stato utile in alcuni punti, ma chiaramente il titolare, l'insostituibile, è stato Tammy Abraham, che ha fatto tantissimo, tantissimo. Però manca un centrocampista. Vero, vero.
Tant'è vero che poi la Roma investirà su Sergio Oliveira a gennaio e cercherà un centrocampista fino all'estate successiva, perché pare stia arrivando in casa Roma Nemanja Matić. Mentre al quinto ho messo il Milan. Vado via. Ok, rimango. Rimango però... Vabbè, ragazzi, allora, chiedo scusa agli amici del Milan, ma in quanti, lo dicono gli stessi calciatori, lo ha detto mi pare Tomori per ultimo, in quanti pronosticavano il Milan campione inizio anno? E cioè, dicendo questa cosa, non voglio sminuire il Milan, anzi, voglio fare un applauso enorme, ma gigantesco, straordinario, a tutta la società Milan, Stefano Pioli in primis, perché questa è una squadra che ha vinto quest'anno con la forza del gruppo e la forza della programmazione. Non ha speso 70 milioni per un calciatore o ha fatto un mercato che la rendesse la più forte e quindi o vinci o hai fallito. Perché il Milan poteva arrivare quinto e fare un anno di crescita, poteva arrivare quarto e fare un anno di crescita, poteva comunque non vincere lo scudetto, lo ha vinto. Poi uscita ai gironi di Champions, in un girone secondo me di ferro, in cui comunque se la gioca fino all'ultimo e delude secondo me soltanto in casa contro il Porto per quelle che erano le aspettative. In Coppa Italia esce in doppia sfida in semifinale con l'Inter, però francamente la stagione del Milan è straordinariamente al di sopra delle aspettative. Poi lo scudetto ovviamente lo arricchisce tutto, perché la rende indimenticabile, unica e ovviamente storica, perché quando vinci è sempre storia. Ma a prescindere dallo scudetto, cioè non avesse vinto a Reggio Emilia col Sassuolo, no? O l'Inter non si fosse suicidata a Bologna, sarebbe stata comunque una grandissima stagione. Complimenti al Milan. Una, la quarta e l'Inter. Calma, calma. Ascoltiamo. Perché dal primo al quarto posto, ve lo devo dire? Magari mi sbaglio, ma l'Inter ha venduto troppo. Ha cambiato allenatore. Non è mai consigliabile quando hai appena vinto. E il rischio può essere quello, perché torno a ripetere, ci sono squadre che corrono alle tue spalle. Lo stesso Zanetti ha detto chiaramente, sarà una stagione difficile, non posso negarlo ai tifosi. Vero che Zanetti lo aveva detto, vero che molti giornali lo dicevano, molti tifosi anche, nel senso che c'era un po' di perplessità all'inizio. E invece, se ho fatto i complimenti al Milan, devo farli assolutamente anche a Simone Inzaghi. E comunque alla dirigenza Inter. Simone Inzaghi è un allenatore che io stimo da tantissimo tempo. Secondo me, ed è una grande provocazione quella che vi lancio, è più positiva, analizzandola complessivamente, la stagione dell'Inter con Simone Inzaghi nel 21-22 che la stagione dell'Inter con Antonio Conte nel 20-21. Impossibile, voi direte, hanno vinto lo scudetto nel 20-21, mancava da 11 anni, sì, ma hanno vinto lo scudetto essendo la squadra più forte sulla carta, quindi o vinci o hai fallito, soprattutto quando ti accorgi dopo poche giornate che la Juventus con Pirlo in panchina non è una squadra che ti può mettere in difficoltà alla lunga. Poi che fanno però? Girone di Champions fallimentare, uscendo non come è uscito il Milan quest'anno, ma in un girone molto più semplice a mio modo di vedere, e non mettendo in difficoltà a livello europeo le big, come invece ha fatto l'Inter di Simone Inzaghi quest'anno. In Coppa Italia, un po' in stile Milan quest'anno, per la verità, escono con la Juventus. Fatemi sapere voi che ne pensate, soprattutto se ti fate Inter, perché poi capisco che alzare un trofeo è una cosa, non alzarlo è un'altra. Per quanto l'Inter quest'anno ne abbia vinti due di trofei, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Ora, prime tre in classifica, vediamo chi sono. Perché chi sono queste rivali? Una è il Napoli. Vero. Secondo me ha un passettino in più, perché ha cambiato zero dal punto di vista della rosa, che già l'anno scorso era molto competitiva, però hanno avuto degli infortuni in determinati momenti che li hanno penalizzati. Al Napoli poi cosa è mancata? Una guida da un punto di vista tecnico. Io ho sempre stimato Gattuso, però qualcosa gli è mancato ed è evidente. Non ha l'esperienza che ha Spalletti. Spalletti fa rendere, o meglio, secondo me farà rendere questo Napoli molto meglio di quanto abbia fatto Gattuso. E sul Napoli direi che ci siamo, con l'analisi, con la posizione, perché ha chiuso esattamente al terzo posto. Amici del Napoli, scudetto... Io molti li ho sentiti delusi, perché per un momento il Napoli ha fatto talmente tanto bene che si poteva ambire allo scudetto e poi non è arrivato. Però ci sono degli step che vanno affrontati e il Napoli quest'anno, rispetto all'anno scorso, l'upgrade di cui vi parlavo lo ha fatto e non era pronta secondo me per lo scudetto. Cioè il Milan che vince quest'anno fa questo step l'anno scorso.
Cioè, per un momento dà la sensazione di poter vincere lo scudetto, poi non è pronta realmente, no? Per fare quel salto di qualità e per arrivare fino in fondo. E il Napoli quest'anno ha fatto così, ha fallito un po' gli appuntamenti decisivi e la costanza di rendimento in alcune parti della stagione. Dispiace perché era l'ultimo anno di Insigne, quello sì, però vedo un Napoli, soprattutto se si rinforza sul mercato, molto più pronto quest'anno rispetto all'anno scorso. Qui è bella perché adesso, vabbè, secondo posto, secondo e primo posto. Secco, Atalanta e Juventus. Atalanta e Juventus. Allora, non prendiamoci per il culo, cioè passatemi anche il termine. Avevo pronosticato l'Atalanta seconda e la Juventus prima. Perché? Che l'Atalanta abbia deluso è sotto gli occhi di tutti. Perché io non mi aspettavo, ma penso nessuno, un ottavo posto per la Dea, che forse ci ha abituato troppo bene nelle scorse stagioni. Talmente bene che io pensavo fosse finalmente arrivato quel momento, cioè non dello scudetto, però sono 2 anni di fila che arrivi al terzo posto, comunque sei sempre lì e quindi ti aspetti che ci possa essere un upgrade vero e proprio. In realtà poi incappiamo nell'anno più sfortunato dell'Atalanta per infortuni, episodi arbitrali, qualcosa che si rompe magari in società, qualche cessione eccessiva. Per quanto riguarda la Juventus, io davo molta fiducia al ritorno di Allegri. Pensavo che, perché questo video esce il 21 agosto e Cristiano Ronaldo era ancora un giocatore della Juventus, pensavo che non solo rimanesse Cristiano, ma che si potessero rinforzare in altri reparti, cosa che non c'è stata e anzi la stagione della Juventus, secondo me, è simile a quella dell'Atalanta, se vogliamo, per quelle che erano le ambizioni e quello che poi è stato il risultato sul terreno di gioco. Per me è molto negativa. Per me è molto negativa. Poi a gennaio prendono Vlahovic, prendono Zaccaria, hanno un'esperienza che gli permette di arrivare quarti. Se dovessi pronosticare oggi la nuova stagione, vi dico che comunque potrà ritornare al quarto posto, potrà tornare in zona Champions, ma manca chiaramente ancora qualcosa. Si fanno tanti nomi, ci sono state delle uscite. Allegri l'ho sempre visto bene con la gestione dei campioni. Secondo me, lo dice in realtà poi la sua storia, al Milan anche andò così, quando si trova a gestire dei mezzi giocatori, se vogliamo, no? Quei giocatori vorrei ma non posso, se vogliamo. Quindi qualcuno che ha talento, qualcuno che però non è ancora ad upgrade effettuato, può andare un po' in difficoltà. Però poi il mercato ci dirà che Juventus vedremo l'anno prossimo. E non solo che Juventus, che campionato vedremo l'anno prossimo. Io ne sogno uno come questo, perché a me non interessa se il livello sia abbassato, interessa che negli ultimi 90 minuti, prima degli ultimi 90 minuti, non sapevamo chi avrebbe vinto, chi sarebbe andato in Serie B, e questo onestamente mi fomenta per quello che è il mio mestiere, la mia passione, ovvero raccontarlo, il calcio, e anche da tifoso, perché è la cosa più bella, vivere col pathos fino alla fine. Vi ricordo l'appuntamento con la YouTuber Summer Cup a Roma il 2 e 3 luglio, vi ricordo di iscrivervi al canale, di supportare questo video con un like, di seguirmi su Instagram, come io seguo voi in questo momento. Se vi girate sono alle vostre spalle. Scherzavo. Ciao ragazzi, scusate per l'autismo, ma mi contraddistingue da sempre. Un bacione, never give up e alla prossima. Ciao.